Allora, disorientamento è il titolo della prossima stagione, però quel dis, quella negazione all'orientamento, io credo che ce la possiamo finalmente buttare alle spalle. E certo abbiamo bisogno di un orientamento, cosa sarà la nostra socialità e perché, cosa sarà il nostro futuro. Insomma, non abbiamo vissuto un periodo così facile, ha veramente scombussolato un po' tutta la nostra vita, e io credo che proprio l'arte, la cultura, questo orientamento ci possa aiutare a trovarlo, ovviamente anche con riposo dell'anima, con divertimento. Noi pensiamo che quando si apre un sipario è come aprire mille lettere, sono tante missive di artisti di ieri, di oggi, a tutti voi, e spero che ognuno possa trovare le sue lettere, perché è veramente un programma molto variegato e proprio per tutti. Abbiamo cercato anche sotto indicazione del Ministero di rispettare gli impegni già presi, quindi troverete dei recuperi di spettacoli che non sono andati in scena e invece tante belle novità. Abbiamo favorito gli artisti del territorio come sempre, che sono in una percentuale molto alta all'interno di questo cartellone, ma al contempo abbiamo il gota degli attori, degli artisti italiani ma anche stranieri. E dunque cominciamo con Pupo di Zucchero, cominciamo prestissimo il 7 ottobre, che è lo spettacolo nuovo di Emma Dante, che è appena debuttato a Pompei ad Avignone con un grandissimo successo, sulla meravigliosa tradizione della festa dei morti. Si parlerà molto della cultura siciliana in questo cartellone. La festa dei morti, che è una delle più belle del mondo, come sapete, perché insegna anche ai bambini ad amare, a rimanere legati alle persone che hanno perduto, è veramente una festa di grande poesia, un peccato che si perda. Enrico IV poi, dal 4 al 14 novembre, e con la regia di Kokos, che è un grandissimo regista greco naturalizzato francese, con Sebastiano Lo Monaco. Poi ci sarà di nuovo Cultura Siciliana, Franco Scaldati, in uno dei suoi testi più poetici, che è Il Cavaliere Sole, con le musiche di Mario Incudine, da un progetto di Incudine e Enzo Venezia. Recuperiamo il Fellini Dream, vedrete che su Fellini c'è proprio un piccolo progetto. Da noi, come in tutta Italia, il centenario di Federico Fellini è un po' slittato all'anno successivo, poiché i teatri erano chiusi, e noi abbiamo commissionato a Emiliano Pellisari la compagnia No Gravity, uno spettacolo proprio del grande maestro tratto da Jim Astorna, che è una sceneggiatura di Fellini che non ha mai visto i grandi schermi, perché non è mai stato filmato, non è mai stato realizzato. È liberamente ispirato a quel romanzo, Fellini Dream, e tra i protagonisti c'è la nostra Martina Consolo, che è un'ex allieva e che ha anche preso la nomination come migliore attrice esordiente alle Maschere. Poi abbiamo Fronte del Porto. Fronte del Porto è un rapporto di collaborazione e di scambio col Teatro Bellini di Napoli, la regia di Alessandro Gassman, e sapete, insomma, Fronte del Porto è stato quel meraviglioso film con Marlon Brando. Poi di nuovo siamo sulla cultura del nostro meraviglioso territorio e parliamo di Camilleri, La concessione del telefono, messo in scena da un suo carissimo amico e collaboratore Giuseppe Di Pasquale e con Alessio Vassallo, che è stato anche protagonista dell'omonimo film, quindi un altro artista siciliano giovane che è già diventato così conosciuto e che lavora tanto in cinema e in televisione, che stiamo facendo tornare a casa. Poi questo invece è uno spettacolo Orgoglio e Pregiudizio, un grande classico di Jane Austen,
e che è frutto anche qui di un rapporto di collaborazione e di scambio col Teatro delle Marche, e la regia è di Arturo Cirillo. Altro rapporto di scambio con il Teatro Stabile di Catania, con la collega Laura Sicignano, abbiamo qui Le Baccanti con un cast di primissimo ordine, tutto siciliano, e questo è dall'1 al 6 febbraio. Poi abbiamo Piazza degli Eroi, un classico di Thomas Bernhard, un testo che non aveva mai debuttato in Italia, con la regia di Roberto Andò, anche qui un rapporto di collaborazione col Teatro Nazionale di Napoli, e con degli attori straordinari, Renato Carpentieri, Mavilla, Betty Pedrazzi, Silvia Ielli, Paolo Cresta, Francesca Cutolo, e poi Stefano Iotti, Valeria Lucchetti, Vincenzo Pasquariello, Enzo Salomone. Ed è uno spettacolo molto bello che io ho potuto vedere su Rai 5, perché è stato debuttato, ahimè, solo online, perché anche loro avevano il teatro chiuso. Un altro bravissimo artista che si sta facendo valere su tutto il territorio nazionale, infatti anche questa è una collaborazione con altri teatri, è una nostra produzione, e stiamo parlando di Giuliano Scarpinato, anche qui un testo che ci parla dei problemi di genere, ed è tratto da, è una trilogia, ed è tratto, ispirato diciamo al cinema, di Yorgos Lanthimos. Ed è uno spettacolo che andrà in scena dal 25 febbraio al 6 marzo, stiamo parlando ovviamente fino adesso della Sala Grande. Poi abbiamo La Folle de Chaillot, La Pazza di Chaillot di Giraudoux, un altro classico, anche qui un rapporto importante di scambio col Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con la regia di Franco Però e una straordinaria interpreti, bravissimi attori, Manuela Mandracchia e Giovanni Crippa. Un altro recupero è La Classe, che è un testo che ci parla delle classi, delle scuole di periferia, di Vincenzo Manna, regia di Giuseppe Marini, e anche questo testo, questo spettacolo, è frutto di un bellissimo rapporto di collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri. Ormai è la terza volta che lo mettiamo in cartellone, e quindi speriamo finalmente che lo possiate vedere. Un recupero importante è Misericordia di Emma Dante, questa è una coproduzione insieme al Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, e questo testo, Misericordia, che parla di Palermo, parla degli ultimi, devo dire forse il più bello spettacolo personalmente che io abbia visto di Emma, di una poesia straordinaria con delle interpreti, degli interpreti eccezionali, Italia Carroccio, Manuela Losicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli, che non parla ed usa questo suo corpo straordinario, un artista che viene dalla danza, dalla danza contemporanea, dal lavoro sul fisico, veramente di una poesia eccezionale. Poi un classico, ma rivisto da dei giovani, Romeo e Giulietta, una canzone d'amore, rivisto da Babilonia Teatri, ma con due interpreti della scena che tutti amiamo, che sono Paola Gassman e Ugo Pagliai, che come sappiamo sono un Romeo e Giulietta anche nella vita. E termineremo a maggio con un altro artista siciliano molto bravo, Claudio Collovà, Le scene di Enzo Venezia, Viaggio al termine della notte, dagli scritti di Céline, e anche qui si parla come di un dopoguerra, di una vita da reinventare, di una pandemia. E questa è una stagione, ma adesso vi parlerò di un'altra stagione, perché di questo si tratta, che invece presenteremo
alla Sala Strehler. Cominceremo con un recupero, una giornata particolare del danzatore Gregorio Samsa, regia e drammaturgia del grande Eugenio Barba, che ovviamente è di origine italiana ma è naturalizzato danese e ha fondato lì uno dei teatri più importanti, anche di centro studi teatrali più importanti d'Europa, con un bravissimo interprete che è Lorenzo Gleieses. Poi, come vedete, noi utilizziamo la sala piccola proprio come una sorta di teatro da camera, appunto come i concerti da camera, quando c'è bisogno di essere più vicini agli interpreti, di, come dire, creare un primo piano, di vedere tutte le espressioni del volto più da vicino. Quindi l'abbiamo usato proprio come un'altra forma di spettacolo. Vi presentiamo dunque dal 3 al 14 novembre Il delirio del particolare. E anche qui si parla di Sicilia perché si parla del grande architetto Carlo Scarpa, che morì a Tokyo, ma che sapete che tanto ha fatto a Palermo, uno per tutti, il restauro di Palazzo Abatellis. Anche qui un interprete di primissimo ordine, che è Maria Paiato. Rosario Palazzolo a Cirimonia, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, anche questa una coproduzione con il Teatro Stabile di Catania. Poi un testo al quale noi teniamo moltissimo, dall'1 al 12 dicembre, In nome della madre, di Erri De Luca, che, come sappiamo, grande scrittore di spiritualità se ne intende, con la regia di Gianluca Barbadori e un'interprete meravigliosa che è Galatea Ranzi. Questo spettacolo doveva esserci anche la scorsa stagione, è ovviamente saltato per la pandemia, ma l'abbiamo mandato in onda su Radio 3 proprio la notte di Natale. Io, che ho passato il primo Natale lontano dalla mia famiglia, dai figli, dalle nipotine, il primo della mia vita da quando ho avuto i figli, forse ero sicuramente in uno stato d'animo, come dire, particolare, ero forse molto sensibile, però vi assicuro che ascoltando questo testo mi sono commossa profondamente, in questo senso uno dei Natali più profondi che abbia vissuto. La collega Galatea fa di questa Maria appunto una profuga che non sa, che si sta muovendo, oggi si muoverebbe su dei carri bestiame, su dei barconi piuttosto che su dei camion, e invece lei, vabbè, si muoveva a dorso d'asino, e che finisce per partorire in un garage, appunto in una grotta. Ed è questa sua strana gravidanza, l'accettazione di questo destino, la gioia di questo figlio in arrivo e la prima notte dove questo figlio invece è tutto per lei, e noi, ogni madre sa di cosa stiamo parlando. Poi ancora Fabrizio Falco, Davide Cirri, i nostri giovani che saranno di nuovo tutori della scuola, con un testo contemporaneo che però è già un po' un classico, che si chiama Closer di Marber, e siamo molto curiosi e li aspettiamo con molto affetto. Poi ci sarà un'altra giovane siciliana che torna a casa, che è Marta Bevilacqua, con questa Furiosa Scandinavia, che ha debuttato in Spagna già prima del lockdown e ha vinto anche il premio Lope de Vega, insomma ha avuto tanti bellissimi riconoscimenti. Abbiamo fatto durante il lockdown, come avete visto, tante attività anche online, che però erano solo una tappa per arrivare a vere e proprie messe in scena. In questo caso stiamo parlando di un grandissimo personaggio che non è nato a Palermo ma ha svolto tutta la sua vita e la sua opera in questa città, che è Danilo Dolci, e dai suoi meravigliosi scritti Decameron Dolci,
E dunque con regia e drammaturgia Luigi Di Ganci e Ugo Giacomazzi. Ed è un lavoro che aspettiamo perché è un lavoro che abbiamo appunto a cuore, che ha realizzato per noi appunto Teatri Alchemici. Poi abbiamo un Barba Blu, regia di Monni Ovadia con Mario Incudine e con i musicisti di Mario. Il Muro Trasparente, delirio di un tennista sentimentale, un testo dedicato allo sport con Paolo Valerio, anche qui una collaborazione sempre col Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Stabile di Verona. Altro spettacolo che chiude un percorso su Scaldati, quindi di nuovo sulla cultura del nostro territorio, gli inediti, che sapete che sono ahimè volati a Venezia ma avranno una degna ospitalità, quindi inedito Scaldati con la regia di nuovo di una donna, Livia Gionfrida, con gli interpreti scaldatiani doc, si può dire, bravissimi, Melino Imparato e Rory Quattrocchi. Chiudiamo dal 20 al 24 aprile questa programmazione della Sala Piccola, completando il percorso su Fellini con Giulietta, appunto tratto dagli scritti di Fellini. Lo spettacolo è di Walter Malosti e anche qui c'è un'interprete siciliana che ormai vive fuori, Roberta Caronia, che insomma si è già fatta conoscere e bene in tutto il Teatro Nazionale. E poi abbiamo dei progetti speciali, come vi dicevamo, The House of Us di Irina Bruck, che chiude tutto il percorso che abbiamo fatto con i nostri studenti su questo lockdown, su questa prigionia, su questa chiusura nelle stanze. Saranno tre stanze performative, quindi non proprio uno spettacolo. Una di queste sarà appunto sul tema to be or not to be, che è una bella domanda oggi, essere o non essere, al Palazzo Sant'Elia, e queste stanze avranno gli oggetti, dei filmati, delle azioni teatrali, e sarà, diciamo, si entrerà per circa 45 minuti, un quarto d'ora a stanza, a rotazione dalle 6 del pomeriggio fino alla sera, e naturalmente chi entra al pomeriggio non vedrà la stessa cosa di quelli che entrano un'ora o due ore dopo, perché è un ciclo che però non è ripetitivo ma è performativo. Poi abbiamo anche per i nostri piccoli ospiti La folle corsa del piccolo ACAB, da un'idea di Chicca Cosentino e Roberto Speziale. E quindi, vabbè, ispirata ovviamente al Moby Dick. E completeremo anche qui il percorso fatto. Abbiamo raccolto, come sapete, durante la pandemia, non siamo stati, il sipario era chiuso, ma noi non siamo stati fermi, siamo stati molto vivi, non solo con le operazioni online, abbiamo mandato in prova tutte le nostre produzioni, infatti abbiamo potuto, come ci hanno riaperto all'aperto quest'estate dal 4 giugno, abbiamo potuto mandare e far debuttare 5 produzioni, che non sono poche perché erano tutte pronte, e abbiamo fatto un grande lavoro con le scuole, proprio i licei di tutto il territorio della città metropolitana, chiedendo appunto queste testimonianze, ma anche delle antologie, delle cose ispirate al territorio. Da tutto questo materiale che ci è arrivato dalle scuole, Rosario Palazzolo, il progetto si chiamava appunto Una stanza tutta per noi, quindi Una stanza tutto per noi, due sarà tra l'altro con cose tratte, scritte anche da Sciascia, anche sul tema della mafia. Questo sarà il lavoro di cui si occuperà Rosario Palazzolo in Una stanza tutta per noi, due, in Sala Grande.
a maggio, e in aprile invece questo materiale che viene elaborato dai nostri allievi drammaturghi con la supervisione appunto da una parte di Rosario Palazzolo anche come regia, da quest'altra invece da una grande drammaturga siciliana che è Beatrice Monroi, che avrà la regia di Giuseppe Cutino. Ma gli interpreti saranno dei professionisti, insomma, però si parlerà della città, perché abbiamo capito in questa pandemia che se il teatro vuole avere la sua funzione di grillo parlante, di occasione di riflettere sui problemi della polis, deve essere un teatro d'ascolto che si ispira anche alle esigenze dei cittadini del proprio territorio e dei propri spettatori. Chiudiamo con un progetto al quale teniamo molto, che è Sicilia di scena, che ci saranno tre premi, primo, secondo e terzo, proprio per i gruppi teatrali siciliani. Secondo e terzo premio sarà la messa in scena dello spettacolo, l'accoglienza degli spettacoli, mentre il primo premio consisterà in una vera e propria produzione. Per questo faremo un bando che pubblicheremo quanto prima alla riapertura dopo l'estate, all'inizio dell'autunno, e questo è una cosa che andrà in scena dal 7 al 27 febbraio, quindi assolutamente entro l'autunno sarà pubblicato il bando e verrà fatta la scelta dei gruppi, appunto dei vincitori. E con questo io vi auguro un buon anno teatrale, speriamo di avere la sala al completo, di non dover rispettare dei nuovi distanziamenti. Vaccinatevi, mi raccomando, così stiamo tutti più tranquilli. E finisco volentieri con delle parole di Giorgio Strehler, che è stato il mio maestro, di cui, oltre che un regista sublime, uno dei più grandi del mondo di tutti i tempi, di cui ricorrono i 100 anni, appunto Giorgio Strehler. Forse riusciremo a farvi la sorpresa di fare una serata su di lui, e lui riteneva il teatro un servizio sociale. E noi siamo convinti di questo, perché noi abbiamo bisogno di avere più strumenti per dare risposte adeguate ai problemi che ci pone la vita. In questo momento ce ne ha posti molti, ma abbiamo anche tanto bisogno di poesia, abbiamo bisogno di sederci e ascoltare dei racconti che alcuni uomini fanno ad altri uomini, dei racconti di uomini, di vivere un po' di poesia. Buon anno teatrale a tutti e vi aspettiamo.